17th November took place the second day of CEPOL's hate crime cycle in Roma. The first speech of the day was that of Giovanna Leone, psychologist and psychotherapist. That in fight of violence is not possible to become, to stay inertial, that moral reactions of bystanders and of community is expected to occur. So victims could be helped also by the awareness that in the future bystander will be not so indifferent and not so inactive. Another fundamental intervention was made by Riccardo Croce, commissioner of the Postal Police, who tried to make it clear what is the fine line that distinguishes hate speech with expression of freedom. Quando la libera espressione del pensiero, che è e resta un valore, sfocia in pericoli per l'incolumità delle persone, quindi in atti violenti o in pianificazione di atti violenti, o per la regolarità di servizi pubblici essenziali, ecco che le autorità pubbliche non possono che intervenire. During the day, we also had the pleasure of meeting Michele Fioretto, Postal and Communication Police, who brought some special guests to his speech, Valerio, the down boy hero who became famous for having said a girl in the sea. L'attività della Polizia Postale Italiana nel contrasto appunto al fenomeno del hate crime è essenziale. Siamo in prima linea sia nel controllo ovviamente dei contenuti del web, con particolare attenzione ovviamente alla correttezza della comunicazione, in modo che non sfoci poi in contenuti di hate crime. We collect the testimony of Valerio Catoia and his dad, asking how the police can raise awareness of hate crimes. Sicuramente stando vicino ai cittadini e raccogliendo le testimonianze dei genitori, ma anche dei figli quando vengono offesi, quindi la vicinanza delle forze dell'ordine fa tantissimo, contribuisce tantissimo alla lotta al cyberbullismo. Sono felicissimo. We then had the testimony of Alessandra Rossi, Gay Helpline Coordinator, representative of a community, the LGBTQ+, which has always suffered from hate crimes. Helpline è un contact center nazionale contro l'omotransfobia. È importante perché costituisce un canale, uno spazio sicuro per tutte quelle persone che hanno subito delle discriminazioni o violenza per il proprio orientamento sessuale o per l'identità di genere e non hanno la possibilità di dirlo alle persone che hanno intorno. Quindi per tutte quelle persone che hanno difficoltà in seguito al coming out nei contesti sociali che vivono, nel relazionarsi sul posto di lavoro, è importante sapere che c'è la possibilità di ricevere delle tutele opportune e soprattutto un aiuto su vari livelli. Noi ci occupiamo di supporto psicologico, di supporto legale. I giovani, che sono le persone che ci contattano maggiormente per in seguito al proprio coming out, facciamo un lavoro di accoglienza e di azione familiare per riuscire a recuperare i propri rapporti con le famiglie e anche mediazione nei contesti scolastici laddove ci sono dei vissuti di discriminazione. The last testimony of the day was that of Udo Clement Enver-Zur, Senior Policy Advisor Migration and Equality. Le iniziative di CEPOL e OSCAD almeno fa parte, a mio avviso, di un filone di lavoro che ritengo sia di grande utilità e necessità per l'ordine in questo paese. Emergono nuovi fenomeni. Perlomeno i modi di manifestarsi di anche cose vecchie, perché certi tipi di violenza sono esistiti in passato, oggi assumono espressioni diverse e noi le qualifichiamo in modo diverso, abbiamo anche norme diverse. Iniziative come queste sono importanti perché dal nostro osservatorio del lavoro il fatto che esiste in questo paese, esiste nell'Unione Europea dal 2012 una direttiva sul sostegno alle vittime dei reati in generale, ma all'interno del quale noi collochiamo anche i reati o crimini d'odio, però che non trova
applicazione molto sul territorio. Iniziative come queste mettono le forze dell'ordine, le polizie, in condizione di essere motore di iniziative. La maggior consapevolezza e preparazione delle forze dell'ordine su questo mette in moto un meccanismo di attuazione, applicazione di norme che esistono, che diversamente rischiano di andare vanificati per il fatto di non essere utilizzati, pur essendocene bisogno della loro applicazione.